Buongiorno a tutti gli amici e compagni di Auto. Abbiamo appreso la settimana scorsa dall'assessore Spaziani, che presenziava alla presentazione di una nuova associazione politico-culturale denominata il 20 ottobre, che Frosinone sta per avere un brusco calo nella classifica delle città più inquinate d'Italia. Evidentemente nell'ottica di migliorarsi sempre, oltre che al Cignorero che abbiamo conquistato come città più inquinata l'anno scorso per le città del Lazio, vogliamo ambire anche al Cignonero per le città di tutta Italia. In realtà, se voi vedete praticamente la ripresa che è stata fatta su Calimero TV, su Eco della Rete.net, l'assessore addirittura ci ride, praticamente risulta fra un po' lo scocciato e un po' il divertito di questa cosa. Allora, quindi noi abbiamo la presunzione di suggerire all'assessore come fare per uscire da questa situazione di impasse. Se avete la pazienza di seguire per un po' questo contributo video, ve lo spieghiamo e vi spieghiamo bene come sta la situazione. Allora, girando la camera, vedete? Questo qui è un SUV, è una macchina molto grande, qui a Frosinone ce ne sono molti di questi SUV. Adesso facciamo un giro qui e vediamo alcuni parcheggiati e alcuni che gireranno in giro. Io ancora non ho fatto un giro per nulla, però se noi stiamo un po' qui vediamo che ne troviamo qualcuno. E poi si dice che le banche stanno in crisi. Guardate che bello questo SUV, questa Jeep parcheggiata davanti alla banca. Dicevo, fra quelli parcheggiati e quelli che abbiamo visto passare, sono molti, insomma, e fanno molto spazio, creano molta massa, diciamo così, metallica all'interno. Vediamo un esempio di come viene parcheggiato un SUV. Vedete, è perfetto, in mezzo alla strada. Complimenti, complimenti ai possessori di SUV. Dunque, il suggerimento che noi vogliamo dare all'assessore è un suggerimento di tipo keynesiano, ormai questo, perché ormai si ritiene che sia utile Keynes per risolvere i problemi legati alla grossa crisi finanziaria. Vedete, c'è un altro che sta parcheggiando lì di questi SUV. Eccolo lì, lo vedete, sta passando. Il suggerimento che noi vogliamo dare è semplicemente questo. Allora, questi SUV per Frosinone sono tantissimi, costituiscono una grossa percentuale del parco circolante della città. Per adesso noi ne stiamo facendo vedere qualcuno. Sono delle autovetture molto grandi, che consumano molto, anche perché sono di cilindrata elevata, sia benzina che diesel, quindi inquinano molto perché il motore è molto potente, evidentemente, quindi inquinano di loro e inquinano anche perché ostacolano la fluidità del traffico, perché essendo molto grandi, per trovare parcheggio devono girare di più delle altre autovetture. Una volta trovato parcheggio devono fare delle manovre molto più complicate per parcheggiare, evidentemente, quindi assicurando un blocco del traffico e quindi aumentando l'inquinamento. Quindi ne abbiamo un'offerta di autovetture che non servono a nulla, molto grandi, molto inquinanti. Bisogna trovare, come dice Keynes, la domanda per valorizzare questa offerta, perché, e quindi per trarre un po' di soldi da questi strani automezzi. Vediamo come fare. Queste vetture, fra l'altro, hanno un costo estremamente elevato, diciamo che si parte da un minimo di una trentina di migliaia di euro fino ad arrivare a quelle più equipaggiate a circa 40, 50, 60 mila euro anche, diciamo. Sono quelle più gettonate, più costano e più la gente le compra, quindi evidentemente queste persone che prendono queste macchine hanno molta disponibilità di soldi, evidentemente, e quindi io penso che questa disponibilità di soldi possa essere sfruttata anche dal comune di Frosinone. Per esempio, facciamo un esempio: se noi mettiamo una tassa di circolazione di queste macchine per entrare nel centro storico o anche nel centro di Via Aldo Moro, per esempio, noi troveremo praticamente i soldi per farci qualche cosa, per migliorare le strutture della città. Comunque il comune introiterebbe dei soldi. Noi pensavamo una ZTL solo per i SUV, per esempio pagando, che so, una tassa di 5 euro l'ora per entrare al centro storico, per andare in via Aldo Moro, comunque nei centri, nelle zone più affollate di Frosinone. Allora si otterrebbero dei soldi da una parte, perché evidentemente chi ha queste macchine dovrebbe pagare una tassa.
e con questi fondi si potrebbero fare delle cose per la città o anche altre situazioni per eliminare l'inquinamento. E se proprio uno non vuole tirare fuori i soldi, i SUV non girano e quindi ne guadagnerebbe l'inquinamento e ne guadagnerebbe anche la salute dei cittadini. Che ne pensa, assessore Spaziani? Anche perché un sano principio di ridistribuzione del reddito, ossia di far pagare a chi ha i soldi e magari evitare qualche salasso a chi i soldi non ne ha, forse diciamo per lei, assessore Spaziani, ideologicamente dovrebbe essere una cosa positiva o no? O ha cambiato completamente ideologia ed è diventato un iperliberista anche lei? Grazie. Con questo bel cagnone che attende di entrare al bar per fare colazione, salutiamo i compagni e gli amici di Auto, sperando che trovino anche loro utile il suggerimento che abbiamo dato.